Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fariro, se preferite Meloki, e voglio parlarvi brevemente della demo di Harvestella. L'uscita è prevista per il 4 novembre sia su Steam che su Nintendo Switch, e al momento è disponibile su Nintendo Switch una demo per provare i primi due capitoli di gioco, o in generale i primi 15 giorni dell'esperienza. Non so se in futuro sarà possibile provare il gioco su PC, però al momento è possibile farlo soltanto su Switch. In ogni caso, vedrete a schermo del gameplay che ho registrato appunto dell'intera demo, per cui parliamo brevemente delle mie impressioni. Devo dire che fin da subito il titolo mi aveva colpito per il suo stile. Non ha chissà quale grafica, anzi dal punto di vista diciamo puramente poligonale, fra virgolette, è abbastanza povero, però si percepisce comunque l'estetica, la ricerca di design, sia negli artwork che comunque sono bellissimi, ma il cui stile si riflette comunque in generale anche nella versione 3D del gioco. Per cui parlando dal punto di vista puramente visivo, estetico in generale, mi è piaciuto tanto. Anche per quanto riguarda le musiche, hanno un bel accompagnamento. Devo dire che nel poco che ho giocato non ho percepito nulla di particolarmente memorabile. Per dire, vi faccio un esempio, Final Fantasy Crystal Chronicles è uno dei titoli con la colonna sonora più bella che mi è rimasta nel cuore praticamente fin da quando è uscito l'originale. In questo caso al momento non ho percepito questo, però funzionano, e purtroppo pare che l'italiano non sia presente. A me questa cosa spezza il cuore. Non ho ben visto su Nintendo Switch, ma la pagina Steam dichiara che l'italiano non è disponibile. Insomma, di che si tratta questo Harvestella? In cosa consiste? Per farla breve, avremo la classica esperienza di simulatore di fattoria, per così dire, quindi ci sarà la possibilità di coltivare, allevare animali, pescare, craftare oggetti con dei materiali che si recuperano in vari modi, cucinare e quant'altro. Ovviamente ci sarà anche la componente economica, quindi il denaro arriverà dai ricavi del nostro lavoro, e le varie cose, le varie colture avranno dei tempi chiaramente di maturazione e crescita, ci saranno le stagioni, quindi in base alla stagione sarà possibile o meno coltivare. Questo ovviamente in 15 giorni di gioco si capisce ben poco, però viene già intesa questa cosa. E a questo si accompagna la componente esplorativa, ovvero dove noi ci muoviamo all'interno dei villaggi, interagendo con l'ambiente. Non ho avuto queste secondarie, per cui non saprei se ce ne saranno, oltre quindi alla missione principale, però in generale si esplorano i dungeon e si combatte. Si combattono i nemici, si ottiene esperienza, ci sono varie classi, varie abilità che si sbloccano, quindi anche dei potenziali. C'è quindi una componente GDR, si tratta comunque di un action GDR, ci sarà un party, quindi non combatteremo sempre da soli, per quanto devo dire che i membri del party sono sempre sembrati estremamente passivi in questa demo, quasi inutili. E all'interno dei dungeon ovviamente si otterranno dei materiali unici, sia dai nemici che dagli scrigni, ci saranno delle zone che si potranno esplorare ottenendo, attivando degli shortcut. Insomma, la ciccia è tanta, ma c'è un enorme ma che mi terrorizza, ed è la componente temporale. Le giornate in Harvestella scorrono troppo velocemente, è una costante corsa contro il tempo, e questa cosa, ne ho parlato in altri video in generale, mi crea un'ansia infinita. Devo dire che nel caso di questa demo effettivamente di trama non c'era nulla che avesse un conto alla rovescia, quindi comunque avevamo tutto il tempo di esplorare, tutto il tempo di tornare alla base, di recuperare, potevamo prenderci il tempo che volevamo, chiaramente nel limite del fatto che comunque la demo durava 15 giorni, per cui dovevamo o finire due capitoli o durare 15 giorni. Io mi pare che sono riuscita a finirlo in 12, quindi comunque abbastanza a ridosso, non crediate. Quindi non so se in futuro, sicuramente succederà, se in futuro avremo delle attività a tempo limitato, così come sono sicura in ogni caso che andando avanti si sbloccheranno delle feature che permetteranno di risparmiare tempo. Ad esempio era possibile sbloccare una mount, per quanto io non l'ho fatto perché comunque era molto costosa, però comunque si può sbloccare una cavalcatura che ti permette di muoverti molto più rapidamente, quindi esplorare il mondo risparmiando un sacco di tempo. È possibile, l'avevo già accennato, sbloccare degli shortcut all'interno dei dungeon affinché tu possa proprio tagliare la strada e arrivare quasi sempre dritta al punto dove ti pare. Si sbloccano dei teleport che permettono un minimo di viaggio rapido, per cui anche lì si risparmia tanto tempo, e così via. Quindi sicuramente a livello di quality of life, per così dire, all'interno del titolo il tempo
andrà aumentando, questo senza ombra di dubbio, però sappiate che soprattutto all'inizio le giornate finiscono in un battibaleno e a me questa cosa un po' ammazza. Non è qualcosa che mi frenerà, perché comunque l'esperienza in generale l'ho trovata estremamente piacevole, però oddio, era veramente necessario farlo così strict? Non saprei, però chiaramente una demo è troppo poco per poter giudicare, avevamo veramente soltanto la base, per cui dovrò giudicare chiaramente l'esperienza almeno giocando un bel po' più di ore. Oltre a questo parliamo brevemente del combat system. Nella demo è possibile sbloccare fino a due classi, quindi quella magica e quella prettamente fisica, quindi fighter e mage, con delle abilità super basilari. Immagino quindi che ci sarà un po' più di varietà nell'esperienza, nell'approccio. Non credete che sia solamente una scelta libera, visto che determinati nemici sono più o meno resistenti a determinati tipi di attacchi, quindi sia chiaro che comunque il cambio di classe durante il combattimento è necessario proprio alla funzionalità dello scontro. Tuttavia mi sarei aspettato un sistema di combattimento un po' più responsivo, mentre abbastanza legnoso. Non brutto, però è quasi a turni, nel senso che si percepisce proprio che c'è un ritmo di attacco del nemico. Oltre a questo, se il nemico ti sta per colpire, anche se ti sposti, non esiste il concetto di hitbox. Se eri alla distanza giusta e ti stava per colpire, tu ti allontani, verrai comunque colpito. Quindi non pensiate che si tratta di un action puro, perché non lo è. E poi sì, i compagni di squadra sono praticamente inutili. Avevo un mago in squadra con me, ma non faceva letteralmente niente, se non ogni tanto prendere delle botte al posto mio, per fortuna, aggiungerei anche. Ho combattuto come vero e proprio boss soltanto un nemico, che è comunque proprio quello di fine demo, e l'ho trovato grazioso, però nulla di che, abbastanza ripetitivo. Potrebbe darsi che sì, questo sia stato dovuto proprio al fatto che era praticamente il primo boss della storia, però nulla di memorabile, devo dire la verità, e appunto soffriva un po' questa legnosità di approccio, ecco. Però devo dire, tutto sommato, l'ho trovato Harvestella un titolo estremamente piacevole, che secondo me, preso con il giusto ritmo, può essere veramente piacevole, anche perché non ho accennato alla storia. La storia chiaramente si tratta di qualcosa che non può essere compresa in una manciata di ore di una demo, però potrebbe essere interessante. Ci sono delle basi abbastanza incuriosenti, per così dire. Quindi in breve questa è la mia esperienza con la demo di Harvestella, potete scaricarla tranquillamente anche voi se possedete una Nintendo Switch, e non vedo l'ora, non vedo che arrivi questo 4 novembre, sicuramente ve lo porterò in live, sicuramente lo giocheremo insieme. Fatemi sapere se avete avuto la possibilità di giocarlo a vostra volta, se lo avete provato, se vi è piaciuto, se vi ha colpito in positivo o in negativo, magari siete rimasti scottati, non era come ve lo aspettavate, o al contrario lo avete trovato estremamente più piacevole, con magari più feature di quelle che vi aspettavate. Insomma, ditemi la vostra. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video.